Tempo reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini. Tempo reale. Tutti in piedi sui pedali, 909, Andrea Polazzi, Simona Murazzani, che però abbandoneranno questo studio con l'arrivo del Giro d'Italia perché noi non ne sappiamo niente. No, ma noi facciamo parlare chi ne sa. Allora sì, questa mattina siamo tutti in rosa, non noi, perché siamo anche un po' a lutto perché non ci hanno voluto parlare del Giro d'Italia. Esatto. Non è affatto vero, in realtà lasciamo il testimone a chi ne sa di più, ma soprattutto a chi sarà sul campo, per cui questa mattina lo ridiremo più volte nel corso della nostra diretta. Saremo dalle 11 presenti a Sant'Arcangelo, dove appunto partirà poco prima dell'una la tappa che vede appunto la città clementina come punto di partenza. C'è già grande fermento, visto la città vestirsi di rosa, monumenti colorati di rosa, di luci chiaramente, ma anche tanti gadget rosa in giro qua e là per Sant'Arcangelo, veramente uno spettacolo, per cui speriamo che in tanti gli appassionati di ciclismo possano andare sul posto anche per vedere i beniamini di questo giro. Per tutti gli altri ci siamo noi, quindi in diretta televisiva e radiofonica, qui in studio Max Alberici e Maurizio Ceccarini, che sono i nostri massimi esperti di ciclismo, insieme chiaramente a Matteo Munaretto, e invece sul posto Roberto Bonfantini con la sapiente regia di Diego Zicchetti. Per cui state con noi, è una bella mattinata, anzi facciamo che stamattina ci muoviamo tutti in bici, così no, ci sentiamo parte di questa avventura. Volete stare con noi? Volete sapere anche qualcosa in più del Giro d'Italia? Oppure volete porci delle altre questioni? 337-511-336, questo è il numero per i vostri SMS WhatsApp, e poi c'è la nostra pagina Facebook di Tempo Reale che aspetta sempre i vostri like. Brava. Ho detto tutto. Molto professionale, complimenti. Molto professionale. Ascolto gli altri, no? Che vedo sempre pimpanti, brava, brava. Capaci di articolare già. Delle frasi complesse anche con aggettivi inusuali alle 9 del mattino, e quindi adesso mi impegnerò anch'io a fare le cose fatte bene. Nel frattempo, se vuoi impegnarti, puoi anche andare piano piano a smantellare la nuova questura. Cioè, la andiamo a smantellare. Allora, intanto possiamo dire che abbatterla, noi ci siamo chiesti nei giorni scorsi, allora adesso andiamo subito alla questione principale. Siamo a Rimini, lo stabile di via Ugo Bassi, chi non lo conosce, cioè se abitate in provincia di Rimini, ma anche se non ci abitate, forse avete visto nel passato qualche servizio del Gabibbo, lo stabile della vecchia questura è lì, della Mai questura è lì che già ci si lente. Una volta era bello, sì, ma noi ci abbiamo fatto anche dei giri dentro, c'erano già tutti gli arredi del bagno, c'erano, le adesso porte. Non ci sono più neanche i cavi. No, infatti, tant'è che nel progetto di riqualificazione, che chiaramente solo proprio all'inizio, diciamo che i proprietari, coloro che hanno vinto il bando, hanno deciso di far cadere un po' le carte, cioè mostrare le carte, pur dicendo, non sbottonandosi troppo, perché l'idea è di mostrare questo progetto anche all'amministrazione comunale, alla cittadinanza, insomma, per farne un percorso partecipato, che è una parola che va tanto di moda. Però la cosa interessante è che la prima idea che hanno è abbattiamo tutto. Noi ci chiedevamo magari, non credo che sia ne un'idea. No, vogliono, cioè, proprio farlo, il progetto abbattono prevede tutto. Questo, ma era abbastanza, sì, infatti. Come, cioè, non lo so, io speravo, non so, che lo scheletro potessero mantenere. Ma per far cosa? Cioè, non è che puoi fare un caseromone così. Ma è un immobile storico. Fare un caseromone così potrebbe ci entrare fai in gioco la sovrintendenza, Andrea, per la questura. Hai, no, sta hai. Scherzando. Allora, ieri c'è stata proprio la presentazione di alcuni dei dettagli di quello che si vorrebbe fare in quell'area. Diciamo che ci sono ancora tante ipotesi e poche certezze, perché poi anche sulle destinazioni d'uso, secondo me, dovranno fare diversi passaggi. Ma secondo me non è così scontato che inizino domani a lavorare. E quindi come mai questa conferenza? Perché cercano di dare attenzione a questa cosa. Effettivamente uno deve dire, meglio di così non dico tutto, ma sicuramente ci sono tante altre cose rispetto a quello che c'è oggi. Eventualmente abbattetela anche solo e facciamoci un grande parco, però non penso che chi ha
che cioè, uno che investe 15 milioni esatto, infatti di pensi euro, di fare certo, un bel parco per la parco. Città esatto sì. Che capiamo il valore filantropico anche dell'agire, però ne dubitiamo. Comunque sai che quanto costa abbatterla solo abbatterla? 2 milioni di euro. Tu e pensa. Dire che in tanti hanno dato una mano con gli è interni. Vero, cioè, si potrebbe chiedere a qualcuno di intervenire così risparmiamo. Allora ieri alla conferenza con i rappresentanti di questa, cos'è, una società temporanea d'impresa, sì, Aluminium Sviluppo Immobiliare, è andato il nostro Lamberto Abbati, che oltre ad ascoltare le voci si è fatto anche un ennesimo giretto all'interno, comunque nei pressi della questura, dove insomma il degrado avanza senza timore. Verrà rasa al suolo l'ex questura di Via Ugobassi, a darne conferme la società bolognese Ariminum Sviluppo Immobiliare, che lo scorso luglio ha acquistato all'asta l'immobile per 14 milioni e mezzo, nell'area da 30.000 metri quadri che da anni si trova in una situazione di grave degrado, sorgeranno appartamenti, uffici, servizi pubblici e privati, parcheggi interrati o a raso, 250 posti auto previsti e un supermercato di circa 1.500 metri quadri. Sicuramente non un centro commerciale, ha tenuto a precisare l'amministratore unico di ASI, Piero Aicardi. È un progetto veramente rivoluzionario, cioè vogliamo fare qualcosa di veramente bello, innovativo per questa città, e lo vogliamo fare in accordo e a quattro mani ovviamente con l'amministrazione comunale. In 30.000 metri quadri ci staranno tante cose, fra cui vorremmo anche ipotizzare, come era peraltro previsto dall'accordo di programma del 2020, anche una piccola struttura commerciale, che non è un centro commerciale, ecco, intendiamoci, non vogliamo fare le Befane 2. Il project leader Marco D'Adalto, coordinatore del progetto, ha garantito che in accordo col comune verrà rispettato l'interesse pubblico. Ci sarà quindi una quota di edilizia sociale e una pubblica, ci saranno aree verdi e spazi di socializzazione, il tutto finalizzato alla riqualificazione dell'intero quadrante urbano. Ci saranno più funzioni all'interno, private e pubbliche, che ruoteranno intorno ad un parco pubblico che avrà una vera centralità e una vera e grande importante funzionalità. Dopo 22 anni quindi, quello che da molti è stato definito un vero e proprio buco nero per la città si appresta a diventare un nuovo modello di rigenerazione urbana. Il nostro obiettivo è fare un progetto che sia fortemente sostenibile, lo deve essere dal punto di vista ambientale, lo deve essere dal punto di vista energetico, ma lo dovrà essere anche dal punto di vista sociale. Fare qualcosa di utile per la città, chiaramente, poi c'è dell'impresa, c'è del business. Vabbè, ed è evidente quando questo. Quando vengono investiti così tanti milioni, ma... è ovvio che in qualche modo devi rientrare dell'investimento. Assolutamente, allo stesso tempo però l'avete sentito dalla voce dei protagonisti, fare qualcosa di bello, e forse quella la zona di Rimini ha bisogno di bellezza dopo tanto tempo in cui ci siamo amareggiati di fronte prima al mancato utilizzo, perché lo sappiamo bene, insomma, quello che fu. Venne costruito questo immobile praticamente finito, poi tra finito, la società praticamente cioè, mancava che c'entrassero le persone, appunto, c'entrassero gli uffici pronti, esatto, c'entrassero gli uomini e le donne della polizia. Non si è trovato un accordo sul canone d'affitto, perché possiamo dire che sia quello, sì, stato il problema. Corsi, ricorsi dello storicismo vichiano, perché si direbbe così, e quindi siamo qua dopo, lo diceva bene Lamberto, 22 anni, per cui ci vuole della bellezza, quindi immagino anche che, non so, strutture, ma oggi ormai non è anche più il tempo di quei, non so, grandi luoghi residenziali, solo palazzine, così. Anche oggi quando si fanno azioni di carattere, insomma, imprenditoriale, il tema della bellezza, del verde, della fruibilità, penso che sia fondamentale. Al di là del fondamentale, penso sia proprio anche inserito nelle norme, certo. Ci sono degli standard urbanistici per che vanno rispettati, quindi tot parcheggi per tot metri quadri, tot verde, ovviamente anche la viabilità sistemata di conseguenza, e comunque in ogni nuovo complesso che nasce collegato c'è anche sempre un supermercato. Ecco, infatti questo tema del supermercato, ricordiamo, sappiamo che quella zona, almeno stando alle ultime dichiarazioni dell'amministrazione comunale, è una zona bianca ancora su cui deve quindi essere pianificato. Quindi non viene previsto questo commerciale. No, perché comunque
cioè, va tutta definita. Ricordo che quando nel bando predisposto per la cessione era stata inserita la clausola che prevedeva nel caso entro 2 anni dall'aggiudicazione ci fosse stata un'apertura dell'amministrazione per la realizzazione di una area commerciale fino a tot metri quadri, che credo siano quelli citati poi nel servizio, la società, la realtà che ha acquisito l'area deve dare un tot in più rispetto a quanto già versato, almeno questo sì. Ricordo che era previsto, e ricordo anche la sollevazione da parte dell'amministrazione comunale nel far presente che insomma questa nota era un po' fuori luogo, questa aggiunta era un po' fuori luogo, poi è rimasta credo comunque anche nella versione definitiva. Se non è così, se c'è qualcuno in ascolto ci mi può smentire tranquillamente, e l'amministrazione appunto aveva fatto presente come quella è un'area che una volta terminata la sua il rapporto con la Dama era diventata zona bianca, quindi lì non è previsto nulla, salvo, come ricordato anche dal sindaco qualche giorno fa, la realizzazione di questa trentina di appartamenti di edilizia residenziale pubblica, di appartamenti alloggi popolari, per i quali l'amministrazione ha intercettato anche già dei fondi da parte della regione, ovviamente nella zona dell'ampia area di cui l'amministrazione era ritornata in possesso e che poi dovrebbe essere la stessa in cui quest'estate saranno già allestiti dei parcheggi con il servizio poi navetta per l'accompagno al mare, anche perché qua si tratta di un progetto che andrà poi a definirsi in tempi molto molto lunghi. Certo, e chissà anche se tutti in una volta, perché noi adesso abbiamo in mente quella mega struttura, immagino che probabilmente mantenendo anche le cubature e tutto quello che sarà anche suddivisa, forse anche in passaggi successivi. Tanti messaggi da leggere, sì, tanti messaggi, saluti, vai. Anche alcuni messaggi poi di dettaglio sulla questione. Alcuni temi. Allora, salutiamo la Debbie, buongiorno a te, salutiamo Antonio che ci chiama Ciclo Poltronisti e noi ben accettiamo. Noi molto. Colomba ci augura una buona pedalata e un buongiorno, così come diamo il buongiorno a Stefano, a Patrizia che dice viva il giro, a Luca, Bruno che ci ricorda, insomma Bruno di Cossotel Food in Tour Riccione, dal che dà buongiorno, buongiorno a tutti. Poi Colomba che dice in merito proprio a quanto ci vorrà per realizzare il cantiere, pensate quanti umarel ci vorranno per seguire il cantiere. E questo Stefano è vero. Dice 22 anni sono tempistiche da Striscia la Notizia, infatti Striscia la Notizia più volte si è recata sul posto. E c'era ancora la lire anche, 22 anni esatto, fa, ricorda Stefano. Diamo il buongiorno anche a Massimo, a Sabrina e a quanti siete questa mattina? Buongiorno, probabilmente si stanno già preparando per il giro, sì, per la nostra diretta del giro. Secondo me qualcuno ci va anche, anzi se c'è qualcuno che magari con gli auricolari è già in sella alla bici e si sta dirigendo in quel di Sant'Arcangelo in tenuta da ciclista proprio per seguire il giro che è sempre così appassionante, ce lo faccia sapere, ci mandi un messaggino. Io questa mattina ci sarò a Sant'Arcangelo, sono appassionato del giro. Io nella nostra Romagna vedo sempre una grandissima attenzione quando passa il Giro d'Italia, tanta. Si è parlato di ritardi, allora in qualche modo mi aggancio all'altra notizia legata ai ritardi, che sono i ritardi sul TRC. In questo caso non parliamo delle nuove tratte, ma parliamo della tratta ormai realizzata, perché il sindaco di Riccione, Renata Tosi, è stata rinviata a giudizio dalla Corte dei Conti per più di 900.000 euro, leggevo oggi 980.000 se non sbaglio sui quotidiani, ma insomma magari poi mi correggerai, e sono danni legati ai ritardi del cantiere del TRC all'epoca del suo primo mandato, quando fu eletta sindaco nel 2014 credo. A darne notizia è lo stesso primo cittadino, che però spiega che questo nuovo procedimento amministrativo non la fermerà nel suo impegno politico, che la vede candidata per noi riccionesi al consiglio comunale come capolista a sostegno di Stefano Caldari, un Caldari che tra l'altro questa mattina presenterà la sua lista civica, quella che di porta sostegno. Il suo nome, sì, esatto. E cosa dice la Tosi? Dice guarda caso il rinvio a giudizio davanti alla Corte dei Conti arriva come un appuntamento fisso alla vigilia delle elezioni amministrative, e ne abbiamo altri di ricordi di amministratori che proprio alla vigilia magari di momenti importanti anche fossero amministrativi. Tosi, esatto, 5 anni fa se non sbaglio, e non lo so, adesso i giudici sappiamo bene che fanno un mestiere diverso da quello della politica ed è bene che sia così, però effettivamente queste cose che arrivano alla luce, poi per carità ci vorrà tutto il tempo anche di analisi, valutazione quant'altro, e arrivano queste notizie un po' ad inquinare se vogliamo anche quella che è la verve invece più propositiva della campagna elettorale a mio avviso.
E questa insomma la vicenda. Sì, dopo lei, fa tanti, lei fa un commento. Sì. Dopodiché sono arrivati anche altri commenti del Partito Democratico. Ho visto questa mattina anche una nota di Riccione Civica, che sono le altre due coalizioni insieme a 3V che si trovano in campo a Riccione in vista delle amministrative. Però insomma dopo lì si va su questa, la vicenda secca è questa: c'è stato questo rinvio a giudizio per quei ritardi del 2014, se non sbaglio PMR AMR. Sì, esatto. E è stata da AMR contestata questa, sì, questo ritardo. E sì, sulle, magari vi lasciamo anche ai commenti politici, perché AMR, appunto, Agenzia essendo Mobilità Romagna, essendo qui parla 900.000, lì 980.000. No, soprattutto PMR. Quindi c'è AMR. Vabbè. Però insomma, vediamo. Vabbè. Cambia una consonante, ma in realtà cambia molto. Tra... Sì, sì. Vabbè, perché prima. E comune e AMR prima e PMR poi, perché qua si parla di un esposto di patrimonio una... mobilità, esatto. Romagna arrivato venerdì scorso, ma patrimonio mobilità Romagna, che io e sappia PMR, non esisto, non esiste, è patrimonio mobilità Rimini che si occupa della tratta, quindi va insomma bene. Prendete insomma, comunque... con beneficio di inventario, perché se neanche i quotidiani lo sanno, figuratevi noi. No, esatto, infatti noi avevamo proprio preso le dichiarazioni anche del sindaco, la notizia è questa, insomma è un procedimento amministrativo, quindi non penale, la Corte dei Conti dice per quei giorni per cui il cantiere venne fermato per le proteste e i ritardi che con che videro anche il sindaco sul cantiere stesso, sono questi, sono stati un po' computati i prezzi di questo ritardo. E poi che cosa succede? Come diceva Andrea, tante notizie legate a questo, ma non notizie, commenti. Siamo in stretta par condicio e quindi forse ci farebbe piacere che non fossero questi temi, no? Perché vuol dire magari portare invece sulla propositività, sia perché invece le questioni giudiziarie forse dovrebbero rimanere nelle aule di tribunale, ma questo è un parere assolutamente personale, quindi potete sentire la posizione anche amareggiata del sindaco Tosi, la risposta in qualche modo a questa posizione da parte del Partito Democratico, perché c'è un intervento del segretario Alberto Arcangeli, poi ancora, ora, come diceva Andrea, noi riccionesi, per cui vi potete fare anche un quadro e Riccione Civica, quindi evidentemente sentite le varie posizioni in questa partita, che sappiamo per Riccione, quando si parla di TRC, Metromare o che dir si voglia, c'è proprio un problema storico legato alla nostra storia di riccionesi. Paolo dice: a Riccione molte squadre del giro negli hotel, con ancora la bolla Covid le squadre scelgono strutture che frequentano da anni. Ah, insomma, vedi, ecco, una nota positiva. Hanno preferito anche altre strutture oltre a quelle di Sant'Arcangelo. Visto che siamo a Riccione, allora affrontiamo anche il tema politico, così ci togliamo il dente subito. Abbiamo citato Riccione Civica si è presentata due sere fa, sì, alla presenza anche del candidato sindaco Claudio Cecchetto. Sei andata tu alla conferenza, vuoi lanciarla tu come solo tu sai fare? No, semplicemente lo hanno fatto in un quartiere che è quello di San Lorenzo, specificando anche la motivazione di questa loro scelta, una squadra di 24 persone che hanno un po' motivato anche il loro cammino, perché diciamo che non è una lista che si è sviluppata solo nelle ultime settimane o negli ultimi mesi, ma un cammino insomma pregresso, poi magari anche i pezzi di questa storia sono un po' cambiati, per oggi si arriva con un grande entusiasmo anche a questa campagna elettorale. Noi siamo andati, ascoltiamo quindi il servizio con la voce di Alessandro Bartorelli, che è coordinatore di Riccione Civica ma anche capolista, e poi quella di Claudio Cecchetto. È stata la lista a cui Claudio Cecchetto ha fatto il filo dopo essersi reso disponibile alla candidatura a sindaco. Un corteggiamento andato a buon fine con Riccione Civica, che presenta la squadra con cui affronterà la campagna elettorale. Dopo 3 anni di lavoro siamo giunti alla presentazione della nostra squadra, una squadra composta da 24 candidati, 15 uomini e 9 donne. E siamo tutti impegnati in prima persona a portare avanti il progetto civico della città. Non è una lista civica improvvisata, cioè che è nata qualche giorno fa o qualche mese fa per le elezioni, ma è una lista che si è sempre impegnata per Riccione. Ci sono degli ottimi professionisti, ci sono ottime competenze, per cui chiaramente io subito, immediatamente ho fatto il filo. Tra i temi centrali della lista la crescita del turismo, con un cambio di passo per Viale Ceccarini e per il porto, ma la riqualificazione a cui sta pensando l'amministrazione uscente viene bocciata su tutta la linea.
Noi bocciamo, lo diciamo proprio in maniera convinta, il progetto che è stato presentato. Attraverso altri due esponenti e candidati come la Marisa Grossi e Remigio Cattarinetti, stanno parlando con tutti i diportisti per ascoltare le loro istanze e presentare sicuramente un nuovo progetto alla città. Crediamo fortemente nella riqualificazione urbana, da questo punto di vista sappiamo che Viale Ceccarini e tutta la zona comunque del centro sarà un elemento importante. A tal proposito abbiamo in programma il prolungamento di Viale Ceccarini Male con un grandissimo pontile che aiuterà alla riqualificazione stessa di quella zona, ma anche comunque a tutto il turismo della città. Non un caso che la presentazione della lista sia avvenuta a San Lorenzo, nel quartiere Celex Mattatoio. A Riccione Civica piace il progetto di riqualificazione evocato al sociale, ma nutre molti dubbi sulla copertura economica. Sappiamo che l'attuale amministrazione ha finanziato il progetto per 12 milioni, 5 sono stati trovati questi tipi di finanziamenti, ci poniamo ultimamente il problema dove ritrovare quegli altri 7 milioni, sicuramente una volta insediati analizzeremo comunque le carte, quelle che sono state progettate, dopodiché porteremo avanti anche il progetto dell'ex mattatoio a cui appunto noi crediamo fortemente. Ed eccoli qua, i vari protagonisti proprio in questo fermo immagine, qui si sta parlando proprio dei candidati, per cui questi sono, c'erano quasi tutti, mancava qualcuno 24. Perché sappiamo, sì esatto, lo diceva Bartorelli, 15 uomini e 9 donne, proprio così, poi si presenteranno immagino anche le altre liste che sostengono sì. Claudio Cecchetto. Anche così io come la notizia in divenire, mi mancano esatto. Altre liste da aggiungere. Diciamo l'altra cosa, lo accennava prima Andrea, oggi la presentazione della lista che porta il nome del candidato Stefano Caldari in mattinata, poi invece nel tardo pomeriggio, in prima serata alle 19, la presentazione, in questo caso diciamo probabilmente un po' più ampia perché loro arrivano adesso in corsa per la campagna elettorale, sono i rappresentanti del Movimento 3V con la loro candidata sindaca, la Stefania Sinicropi. Grazie Andrea, ti ringrazio, mi ricordavo il nome di battesimo, e immaginiamo invece che poi verrà presentata anche la lista con i nomi delle persone che hanno deciso di candidarsi per il Consiglio Comunale questa sera alle 7, per cui poi vi daremo conto anche di queste due nuove liste, tenendo sempre lì il bilancino sulla par condicio, perché dobbiamo essere proprio rigorosi e quindi ad ognuno dare almeno nella stessa settimana, anzi nel par di settimane, perché veniamo controllati due settimane per due, insomma di capire tutto, di sapere tutto, di avere tutte le voci per dare a voi soprattutto la possibilità di conoscere le persone in campo. Ieri mattina in un hotel di Viale Ceccarini c'è stata una conferenza stampa indetta da Fratelli d'Italia, che aveva già diffuso i nomi dei 24 in lista già un paio di settimane fa, ma ieri è stata l'occasione diciamo per fare un po' il punto in vista delle amministrative, visto che in città arrivava un esponente nazionale del partito che è Giovanni Donzelli. Allora in questa conferenza convocata anche insomma in tempi piuttosto stretti c'è stata anche la possibilità da parte del capolista Paolini di consegnare nelle mani del candidato Caldari il foglio con le priorità di Fratelli d'Italia in vista delle prossime elezioni. Allora sentiamo il servizio. L'arrivo a Riccione dell'onorevole Giovanni Donzelli è stata l'occasione per Fratelli d'Italia per fare il punto in vista delle prossime amministrative. Presenti i vertici provinciali, al candidato sindaco Stefano Caldari sono state consegnate le priorità del partito: sicurezza con un incremento della polizia locale, urbanistica con il ripristino dell'area urbano in centro e la riqualificazione dei quartieri, sociale, in primis l'abolizione delle rette dei nidi e un mutuo sociale per aiutare le coppie giovani con la casa, e poi ancora il supporto al turismo e ad eventi capaci di attirare anche le famiglie. La lista di Fratelli d'Italia è già pronta, 24 nomi, 14 uomini, 10 donne, col coordinatore comunale Stefano Paolini come capolista. Noi pensiamo che con i numeri che abbiamo sicuramente avremo un risultato veramente positivo anche a Riccione. Abbiamo lavorato duro in questi anni, abbiamo portato il partito sicuramente a dei risultati positivi anche a livello iscritti, pertanto noi pensiamo che Fratelli d'Italia avrà un posto di rilievo anche in questa amministrazione. Siamo un partito concreto, un partito che vuole fare dei risultati immediati, pertanto ci impegneremo in questo.
questo. Ci aspettiamo un grande risultato ovviamente per il centrodestra, la conferma di una buona amministrazione, anzi un salto di qualità in avanti, perché abbiamo molta fiducia in Stefano, dopodiché anche un ottimo risultato ai Fratelli Italia, che finalmente potrà entrare nell'amministrazione a dare una mano e anche a difendere alcuni punti a cui noi teniamo particolarmente, come la sicurezza in prima persona. Fratelli Italia si sa dove si trova, e altri partiti si lasciano in opposizione al PD e poi si ritrovano alleati col PD e coi 5 Stelle. Noi quello che promettiamo agli elettori poi lo manteniamo, siamo sempre dalla stessa parte, a volte un po' noiosi forse, però prevedibili sì, ma da questo punto di vista siamo un po' una certezza, ecco, noi ci piace essere così. Se gli elettori daranno a Fratelli Italia un consenso adeguato, avremo una bella pattuglia in Consiglio Comunale. Il nostro appello è a darci fiducia a tutti gli elettori di Riccione. Ovviamente noi speriamo di sì, ma questo non si decide prima a tavolino, non abbiamo noi la presunzione di decidere, altri invece vogliono decidere chi può e chi non può governare prima delle elezioni. Noi, in base a quella, alla fiducia che ci daranno i cittadini, governeremo e avremo la nostra pattuglia. Da Donzelli anche una battuta sulla lista Fratelli di Riccione, che sostiene il candidato Cecchetto. Su quei tentativi di imitazione che non hanno nessuna possibilità di successo, sono tentativi anche scorretti, ma i cittadini sono meno scemi di quello che credono chi prova a fare queste cose. Fratelli di Riccione, lo ricordiamo, c'erano state già delle polemiche, una delle tre liste in coalizione a sostegno di Claudio Cecchetto, che ancora non si è presentata. Dove all'interno si dice, noi non abbiamo avuto modo di visionare la lista, ci siano anche ex esponenti o magari persone, quando si presenteranno vicine. Glielo chiederemo, certo. Anche la scelta e insomma anche un po' la valutazione che è arrivata nella storia rispetto magari al gruppo storico di Fratelli d'Italia. Comunque, diciamo, anche ieri abbiamo fatto la nostra dose di politica, ma questo praticamente ci terrà compagnia fino al, non dico il 12 giugno perché l'11 è silenzio elettorale, quindi diciamo fino al 10 di giugno, e noi stiamo già organizzando tutte le mattinate insieme ai candidati sindaco, già siamo già pieni per l'inizio della settimana prossima, quindi avremo nei primi tre giorni della settimana i tre candidati per il comune di Coriano, uno via l'altro, a ognuno una mattinata dedicata a partire dalle 10 del mattino. Proprio così, quindi dalle 9 alle 10 tempo reale ordinario, e poi dalle 10 alle 11 questo appuntamento dedicato alla politica, ampia intervista ai candidati, si parte da Coriano, poi via via vedremo anche tutti gli altri, sperando insomma che tutti ci dicano di sì, come noi ci auguriamo. Insomma, noi siamo qui per soprattutto fare un servizio alle persone che ci ascoltano e che ci seguono anche in questo periodo di campagna elettorale. Poi due confronti li stiamo valutando anche per le serate, uno in quel di Coriano e poi speriamo anche uno a Riccione, per cui diciamo che noi ce la mettiamo tutta per raccontare al meglio questa campagna elettorale, e speriamo che insomma anche chi è coinvolto abbia piacere di parlarne con noi. Ce lo auguriamo, intanto speriamo che tutti si presentino presto. Sì, magari non tutti insieme però, cioè, senso... ho visto che a Riccione c'è questa tendenza. Le 11 o la o sera. O il sabato, la sera o le 11. 11 sabato e sera, queste esatto. Sono le tre. Che cosa vuoi chiedere, dai. Ma la cosa bella è che tutti si concentrano sulla stessa sera, sulle stesse 11 e sullo stesso sabato. Ma sai che noi a Riccione ci facciamo sempre strategia? Notare, non lo so, può essere, bisognerebbe chiederglielo, non saprei. Noi ci proviamo a seguire tutto sempre, perché dobbiamo tenere conto della par condicio. Anzi, se a un certo minuti... punto, se non ci vedete più è perché se veniamo da voi sbilanciamo tutto. Esatto, è così, purtroppo succederà anche questo. Non siamo così liberi di andare. Andrea sta facendo già le equazioni, cioè adesso questo partito ha minuti, quest'altro partito, questa coalizione. Ho una cartella dove tengo salvati tutti i servizi, esatto, sulla politica a Riccione, perché poi nel momento in cui ci diranno che siamo sbilanciati su questo o su quest'altro, noi dobbiamo andare a ripescare i servizi già fatti ma non conteggiati, perché insomma i conti li fanno da ieri praticamente e dall'altro ieri. Però noi siamo già andate delle presentazioni, è ovvio che se il Partito Democratico, per dirne una, si presenta il 30 aprile, per chi fa i conti è come se tu non fossi, esatto, andato e non avessi mai parlato del Partito, quindi, Democratico. Quindi diciamo che alla fine di questa settimana Andrea fa i conti, cioè fa proprio delle somme, dice bene questa coalizione. Che li faccia no, magari li facciamo anche noi prima, così magari sabato aggiungiamo qualche cosa se serve. Poi abbiamo tempo la settimana successiva per rimetterci in piano e poi partono altre due settimane, per cui insomma... Se a un certo punto non ci vedete più perché non siamo riusciti a metterci in piano, e siccome non abbiamo i soldi per pagare le multe ci ha messo, esatto, le manette. Esatto, perché ci hanno portato via. Ma sì, ma no, ma noi
cercheremo di fare come sempre del nostro meglio. Ormai sapete insomma come ci comportiamo anche durante le campagne elettorali, ci seguite con tanta attenzione. Io però vorrei tornare, Andrea, su una questione dei ritardi, perché prima abbiamo parlato dei ritardi. No, questo è un ritardo che della fa male. Dell'ex questura, quello, forse l'ex questura direi che è quello che fa quello più male in assoluto. Sì, però quello è una questione forse che è su un altro piano ancora. Hai ragione. Poi abbiamo parlato dei ritardi del TRC, adesso invece parliamo dei cantieri del lungomare, a cui Andrea insomma ci ha dedicato anche tanto tempo, ha cercato di ottenere notizie. Leggiamo dalle pagine del Resto del Carlino che il nuovo lungomare, siamo a Rimini, dovrà attendere. L'assessore Morolli è sollecitato appunto sul tema, immagino dice, con grande felicità, infatti, che è in ritardo la fornitura del legno che credo arrivi dal Brasile. I cantieri slittano, no, perché facciamo proprio capire il verbo, no? Slittano anche un po' omatopeico a fine giugno. Mamma mia. Ricordiamo che l'attesa era prima la fine di maggio, quindi parte la stagione. Se vogliamo già tutti ricordare pronti. Le tempistiche in campagna elettorale, lo ma scorso ma non anno, andare alla campagna elettorale, Andrea. Si era detto che cioè, la tempistica serrata. Ma fai per sto chiudere... mestiere da 25 anni. Vado ormai. Tu vuoi un resoconto cronologico? Oggettivo. Il primo periodo di termine cantiere era previsto in aprile, poi si era parlato di maggio, poi si era parlato dei primi di giugno. E adesso si slitta a fine giugno. La stagione ovviamente è ampiamente cominciata. È vero che la situazione è quel che è, che tutto quello che accade anche a livello internazionale influisce, e quindi in questo caso si parla dei ritardi del legno dal Brasile, che poi erano gli stessi ritardi di quando sono state fatte le tratte precedenti, il legno dal Brasile. Io non so se cioè il legno non c'è un legno più vicino e più semplice da trovare che abbia lo stesso impatto. Perché altrimenti... Ma forse perché hanno già iniziato con quello, poi è brutto, è come se tu non so metti un parquet di un colore in cucina e ne metti uno diverso nella camera da letto. Il problema è che con tutti questi continui annunci di rinvii poi non vengono dei dubbi anche su fine giugno, che poi magari diventa primi di luglio, che poi magari... Ed è brutto obiettivamente, e però non si riesce a capire come si può evitare questo, perché ormai abbiamo visto che è stato così con le prime due tratte, adesso è così con le seconde due, dove comunque c'era la precedente esperienza che doveva dettare anche tempi più serrati. Però ovvio che se non arrivano i materiali puoi essere veloce finché vuoi, ma non hai niente per coprire quello che hai fatto, perché il legno serve per la passeggiata. Però lo so, guarda, anche Morolli mi sembra in queste poche righe poi di dichiarazione all'Arresto del Carino sia un po' amareggiato e scoraggiato. Intanto tende a precisare che la colpa dei ritardi non è né del comune ma neanche dell'azienda a cui sono stati affidati i lavori, e che probabilmente insomma fanno e cercano di fare al meglio tutto quello che è loro affidato. Sono dovuti appunto al ritardo di consegna dei materiali, in particolare del legno. Precisato questo, dice Morolli però che stiamo procedendo a testa bassa e, attenzione, contiamo di ultimare entro la fine di giugno. Vabbè, io leggo, immagino è un virgolettato, quindi insomma attribuibile all'assessore Morolli. Qualora l'assessore Morolli sia all'ascolto, noi volentieri lasciamo parola. E che cosa succederà? Visto che i disagi, soprattutto in questo fine settimana, io non sono andata in spiaggia a Rimini, ma forse qualcuno di voi sì, di chi anche ci ascolta, ed effettivamente in quel tratto di lungomare dove si sta ancora lavorando un po' di disagi ci sono stati, un po' devi fare lo slalom tra il cantiere, insomma. Non era semplicissimo arrivare agli stabilimenti balneari e insomma non ci sono molti parcheggi, insomma ci sono tanti temi, e abbiamo avuto solo un assaggio della stagione, due giorni che effettivamente sembravano a livello di temperature fine giugno, però così almeno ci si rende conto. Pare che proprio per cercare di ridurre questi disagi si stia pensando di attrezzare dei corridoi tra i cantieri per raggiungere gli stabilimenti balneari. Come è stato fatto lo scorso esatto. anno. A giorni forniremo una comunicazione precisa con tutte le indicazioni, e questo mi fa anche pensare che in realtà questo tempo si stia dilatando forse al di sopra delle attese, anche delle aspettative più negative, perché se tu devi fare il corridoio vuol dire che probabilmente ti stai un po' rassegnando al fatto che anche quest'estate 2022 proprio
proprio proprio bello 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 e lungomare non ci ma sarà. Ma l'anno scorso quando era stata l'inaugurazione in agosto mi pare, sì, dopo sai però lì c'era la campagna elettorale di mezzo, sì, quindi si cercava anche di inaugurare. Ricordiamo che c'era stata l'inaugurazione l'anno prima, sì, poi certo, ci sono stati i lavori, allora guarda questo è proprio il dato oggettivo con le dichiarazioni di Morolli. Vedremo se poi gli operatori, sì, resto del Carlino, vedremo poi se gli operatori, che tra l'altro insomma anche noi ne avevamo sentiti alcuni dai Bagnini, anche chi ha le attività su quel tratto di lungomare, erano abbastanza fiduciosi, dicevano no, il comune ci ha promesso che si partirà la stagione con tutto bello che è fatto, vedremo se poi faranno sentire la loro voce. Va bene, che insomma non dire? È che va molto bene, io non posso andare tocca deviare dall'altra parte per andare a correre. Una mattinata perché... tutta sui ritardi, non lo so, qualcuno è in ritardo col treno? Qualcuno è in ritardo nella consegna di Amazon? Qualcuno non lo so. C'è il metro mare in ritardo? Non so, siete arrivati questa mattina in ritardo al lavoro? Il metro mare con gli alpini ha fatto il botto perché... hanno già fatto il bilancio dell'anno. Ah sì, praticamente, ma hanno pagato tutti il biglietto. No? Ma... vabbè, era una battuta. Però sei veramente, guarda. Ma sai, quando sei nella massa, in un evento pubblico, magari gli hanno anche garantito la possibilità di viaggiare gratuitamente. Sto scherzando. A proposito di alpini, brevissimo. Ma perché forse tu ne sai più di me. No, in realtà non ne so tanto, però ieri sentivo Maurizio Ceccarini che appunto cercava un po' di seguire questa notizia. Nell'ordine ma arriva. Perché stai tossendo? L'aria condizionata. La spengo. No, non ti preoccupare. No, è fastidioso, sei in radio, non è che puoi dare un colpo di tosse ogni 30 capito, secondi. Sono in diretta. Sei fastidiosa. Anche se registriamo, se vuoi poi togli i momenti della certo, tosse. Certo, dai, vai. Nell'ordine arriva ieri un comunicato, anzi magari Andrea possiamo andare a recuperare un attimo gli elementi centrali del comunicato di Non Una Di Meno. Ricordiamo, insomma, torniamo sulla questione anche delle molestie che sono state segnalate proprio durante i giorni della Adunata degli Alpini. E è un intervento anche di carattere politico, se vogliamo, cioè sulla gravità dell'episodio e anche un po' la contestazione rispetto e all'amministrazione ma anche all'opinione pubblica di sminuire un po' quello che è accaduto, tant'è insomma che viene detto che i mezzi di comunicazione danno spazio a chi sostiene gli alpini, ma d'altra parte io credo che i mezzi di comunicazione devono dare spazio agli uni e agli altri, proprio perché le questioni non sono mai solo possibili da vedere da un unico punto di vista, quindi ci sta tutto. Loro però la cosa che poi a livello più oggettivo contestano è il fatto che non abbiano... la mancata concessione dell'arena esatto. Francesca da Rimini, che è l'arena che si trova davanti al chiosco, sì. Che dovrebbe di Franco al Castello Malatestiano dell'arena da Rimini per l'incontro pubblico promosso proprio per domani, giovedì alle 18, e la rete parla di un clima che non aiuta di certo le parti lese nel percorso di presa di consapevolezza della violenza subita e di eventuale denuncia alle autorità, cosa che ad oggi sembra ancora l'unica risposta paventata dalle istituzioni per dare credito alle violenze avvenute. Questo scrivono in un comunicato che poi prosegue la nota, se volete leggerla integralmente la trovate sul nostro sito. Invece di confermare la propria partecipazione, continuano, l'amministrazione decide di organizzare un incontro sul tema del femminicidio e la violenza di genere il giorno prima dell'assemblea pubblica che abbiamo promosso, per poi comunicare tramite la questura nella tarda giornata di ieri che il comune ha negato lo spazio nel quale avevamo previsto il nostro incontro. Questo insomma dicono dall'associazione Non Una Di Meno. No, niente. No, perché abbiamo anche un'intervista adesso. Sì, tra poco, sì, assolutamente, chiamiamo la persona. Mentre l'amministrazione, letta la nota, cosa fa? Dice la sua in proposito, sì. E dice che non c'è stata di fatto nessuna richiesta di quell'area. L'amministrazione precisa che agli uffici comunali non è giunta alcuna richiesta da parte delle associazioni per l'utilizzo di Piazza Francesca da Rimini, che nella stessa fascia oraria era già stata organizzata e precedentemente annunciata anche ai media locali la festa per la riapertura del chiosco assegnato con evidenza pubblica, e su questo poi magari apriamo una parentesi. E poi insomma dice, conclude del comune con questo inciso: con questa sintetica precisazione tecnica si ritiene aver dato un piccolo ma utile contributo a rimarcare la differenza che corre tra la realtà dei fatti e una puerile, seppur a fin di bene, strumentalizzazione. Queste le sono due le note posizioni ufficiali. Esatto. Poi... io parlo della mia personale ignoranza su questo. Per quanto riguarda la risposta del comune, io so, cioè noi sappiamo che ci sarà un'inaugurazione domattina
del chiosco, che l'apertura però per il pubblico è prevista venerdì dalle 8 del mattino, quindi non so se poi è prevista una festa serale, anche perché quell'orario è l'orario in concomitanza, se non sbaglio, con il consiglio comunale dedicato appunto al conferimento della cittadinanza onoraria al vescovo di Rimini. A noi a livello redazionale non è arrivata una nota in merito a una festa domani sera organizzata. Però ce lo dice il comune, però ce lo dice noi il comune. Sinceramente, siccome però cita stampa, web e social, ecco, noi sapevamo di quella di venerdì, però insomma alziamo le mani perché vi leggiamo. Dopo ieri sera so in realtà che è uscita anche un'altra dichiarazione da parte sempre del gruppo di Non Una Di Meno Casa Madiba, che diceva come per alcuni tipi di manifestazioni come quella che loro stavano organizzando non era necessario fare una richiesta all'amministrazione comunale, perché si distingue insomma poi chi è normalmente anche organizza cose di questo tipo, specifica, va comunicato alla questura, va invece richiesto lo spazio pubblico. Scusa, alla regia di metterci in contatto col nostro ospite. Era solo che io mi sono fatta portare un po' di acqua. Hai visto fatto che bene. Ti disturbo, no, con la non tosse. Sapevo se, siccome ho visto che guardavi anche il telefono, perché no era tu perché concordi... avevo inviato la richiesta era di acqua per... dall'altra parte del vetro. E quindi vedremo come poi quello che succederà domani, se ci sarà in effetti qualcosa in altra area, perché poi Non Una Di Meno dice che la manifestazione si terrà comunque in un nuovo un posto da precisare, posto, esatto, ce lo faranno sapere, ci faranno sapere dove si terrà. Quindi, ricordiamo insomma, appunto, lo dicevi Andrea, visto che poi abbiamo anche l'ospite, l'abbiamo anticipato poco fa parlando proprio di questo tema, domani, questo invece è un importante momento per la città e per la diocesi, perché il nostro vescovo Francesco Lambiasi sarà appunto insignito della cittadinanza onoraria. Pensa che ci sono stati solo altri due vescovi prima di lui che non erano di Rimini che hanno avuto questo importante conferimento. La cerimonia solenne sarà trasmessa anche da Icaro TV, ci sono anche altri strumenti perché chiaramente il consiglio comunale poi va in onda anche in streaming, però noi il consiglio che vi diamo è quello di seguirci in diretta a partire dalle 18. Tra l'altro, per chi volesse invece partecipare in presenza, che è una cosa molto bella anche perché la cornice è quella del Teatro Galli, c'è la possibilità e trovate sul nostro sito gli orari di andare proprio alla, insomma, all'ingresso del teatro per ritirare dei biglietti gratuiti per partecipare alla cerimonia. E adesso invece cambiamo argomento per parlare di un appuntamento che si è svolto ieri al Palacongressi di Rimini. Il titolo di questo convegno, con tanti relatori importanti, Appalti in Riviera 4 anni dopo. Un appuntamento organizzato dall'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro. Noi abbiamo in collegamento telefonico Luca Piscaglia, che è il presidente regionale dell'associazione. Luca, buongiorno. 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 Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, partiamo intanto dalla storia, perché il titolo proprio ci riporta, ci fa... A quattro anni fa e ad adesso. Cosa quindi... facevate 4 anni fa e qual era la situazione a quel momento, anche paragonata a quella di oggi, sul tema degli appalti? Sappiamo bene anche... E della legalità nel quante operazioni lavoro abbia portato di carattere molto importante proprio nella nostra regione. Allora, la storia, a dire il vero, la storia di Rivero parte addirittura 6 anni fa, okay, quando nel 2016 diversi colleghi cominciarono a segnalare l'abuso del contratto d'appalto soprattutto nei servizi del settore turismo. Perciò attraverso questa forma illegale di appalto venivano di fatto somministrati dei lavoratori da società non autorizzate a svolgere questo tipo di attività, perché noi sappiamo che la somministrazione può essere effettuata solamente dalle società autorizzate dal Ministero a fare questo, perciò le famose società di lavoro interinale. Bene, c'erano queste società invece che intermediavano il personale attraverso degli appalti illeciti. Abbiamo cominciato a fare un sondaggio attraverso i colleghi ed è venuto fuori un mondo incredibile dove in un anno di verifiche è venuto fuori un numero di lavoratori interessati a questo fenomeno che fa spavento. In quegli anni lì si pensava che fossero 40.000 lavoratori che fossero appaltati in maniera illecita in Riviera. Questa cosa ci ha spaventato e abbiamo cominciato a denunciare questo fatto con una denuncia pubblica che noi abbiamo fatto alla Regione Emilia Romagna nel 2017. Questa nostra denuncia poi dopo è stata seguita anche immediatamente dopo da una denuncia fatta dalle organizzazioni sindacali sulla scorta della nostra denuncia stessa, anche perché con loro abbiamo sempre avuto un rapporto di profonda collaborazione e abbiamo coinvolto tutti
i nostri riferimenti importanti, dalla regione che aveva aperto addirittura una commissione sulla legalità agli ispettorato del lavoro territoriale, ispettorato del lavoro interregionale e ispettorato del lavoro nazionale. Questo nostro lavoro, ai quali abbiamo fatto l'elenco di tutte le società che svolgevano questo tipo di attività, che noi eravamo riusciti anche a intercettare i contratti che presentavano all'azienda. Questo incredibile raccolta di documenti ha fortunatamente scatenato delle verifiche fatte dall'Ispettorato del Lavoro e dall'Agenzia delle Entrate, che hanno fatto emergere un fenomeno che è incredibile. È un fenomeno che è stato incredibile. La cosa bella di tutto questo è che diverse società nel frattempo hanno chiuso, perché chiaramente aggredite dall'Agenzia delle Entrate e dall'Ispettorato del Lavoro, questo ha permesso la chiusura di queste attività illegali. E non ultimo è della settimana scorsa che l'Ispettorato del Lavoro di Rimini, attraverso un'operazione che è andata avanti anche questa da un paio d'anni, ha smascherato una società che somministrava 360 lavoratori in maniera illegale. Infatti ricordiamo bene questa notizia di cronaca che abbiamo dato anche noi. Presidente, ci spiega, lei che conosce un po' meglio le cose da dentro, ma come funzionava? Cioè dove c'era poi il meccanismo che si rompeva? Cioè c'era il lavoratore, quindi una persona alla ricerca di un lavoro turistico stagionale, che cosa faceva e a che punto si interrompeva quella che poteva anche essere pensata come una catena virtuosa, cioè io ti aiuto a trovare un lavoro? Allora, prima di tutto evidenziamo due cose, ok? Primo, è possibile attraverso una somministrazione, un appalto, riuscire ad abbattere il costo del lavoro? La prima domanda trova una risposta semplice. Se il lavoratore è regolarizzato da me albergatore o da te società di somministrazione, il costo del somministrato è sicuramente più alto del costo che ho io albergatori, per il semplice fatto che la società di amministrazione deve avere un markup sul costo del lavoro. Quando questi costi sono inferiori, a quel punto ci domandiamo: ma come fanno ad avere un costo inferiore? Ed è qui viene fuori l'arcano. Queste società, in maniera del tutto surrettizia, cosa facevano? Voi tenete presente che una retribuzione di un lavoratore poteva essere, non so, dico io, 1.500-1.600 euro di imponibile contributivo sui quali ci paghi i contributi. Bene, questi 1.500-1.600 euro diventavano d'amblè 300 euro di retribuzione imponibile e 1.200 euro di indennità di trasferto, erogati in maniera completamente evasiva. E sulla indennità di trasferta non pago i contributi, non pago le tasse, e mettevo insieme un qualche cosa che non aveva riscontro. Perciò attraverso questo sistema, ok, riuscivano a evadere i contributi. E questa è la prima situazione. Seconda situazione: alcune società venivano con un sistema di scatole cinesi organizzate proprio per non pagare fin dall'inizio la contribuzione. Io per una stagione non pago la contribuzione, incasso tutti i soldi, chiudo la società e resto con i debiti nei confronti dell'INPS. In questo modo ho fatto chiaramente una truffa ai danni dell'INPS che è evidente, certo. Ma erano prassi molto diffuse. E lei ci spiegava che sono state tantissime quelle che voi avete effettivamente, e poi solo quelle che avete sono scovato. State scoperte. Assolutamente sì, però la cosa positiva di questi verbali che sono emersi è che una cosa ci si dimentica che il datore di lavoro che fruisce di questo servizio è responsabile solidale della contribuzione. E perciò questi datori di lavoro cosa si sono trovati? Si sono trovati che quando sono queste società fantasma e poi sono scomparse, l'INPS è andata a chiedere a loro i contributi non versati di questi lavoratori. Quindi agli albergatori, diciamo, chi aveva un'attività, agli operatori del turismo, esatto. Agli operatori del turismo. E in questo caso gli operatori si sono trovati becchi e bastonati, perché hanno pagato il servizio della società fantasma e poi domani hanno dovuto pagare. Presidente, però mi permetta una domanda: ma un operatore del turismo, cioè, erano consapevoli di questo o anche loro hanno subito questo comportamento? Perché evidentemente se io albergatore o insomma, operatore penso di affidarmi ad una società che opera in maniera corretta.
Non lo so. Non vuole rispondere. Si avvale della facoltà di non rispondere. No, io rido su questo perché voglio dire, un imprenditore accorto è un imprenditore che chiede il consiglio al proprio professionista, al proprio consulente del lavoro, sapeva benissimo a cosa andava incontro. Sapeva benissimo. Poi di fronte a questo abbiamo delle situazioni strane. L'albergatore disperato che non riesce a far quadrare i propri conti, perciò è disponibile a evadere pur di arrivare ai propri risultati, o l'imprenditore, se vogliamo così, abbastanza superficiale, che non tiene conto di questo. Secondo me dentro c'è di tutto. E la nostra iniziativa, fatta proprio a maggio, perché noi l'abbiamo fatto 4 anni fa, il 17 aprile del 2018, a distanza di 4 anni, col Covid in mezzo, l'abbiamo fatta oggi a maggio. Cosa vuol dire? Il grido che noi vogliamo dare è: imprenditore, sta attento, verifica effettivamente che tu ti debba rivolgere a una società autorizzata di somministrazione, e nel dubbio chiedi consiglio al tuo consulente del lavoro, chiedi consiglio al tuo professionista che ti saprà sicuramente indirizzare. Perché secondo me, Presidente, una qualche complicità, o meglio, come dice lei, superficialità, o meglio, mi chiudo gli occhi, pago una persona che so benissimo che se la prendessi io direttamente magari mi costa tot, mi costa invece tot molto meno, è evidente che forse un paio di domande qualcuno se le pone, o se non è in grado da solo prende un professionista, che sia un consulente del lavoro, qualcuno insomma che gli possa suggerire anche l'atteggiamento più corretto. Poi ci sono mille idee, ipotesi, e quindi noi chiaramente non vogliamo entrare nel dettaglio. La cosa interessante invece, l'ultima cosa che le chiediamo, è appunto, 4 anni sono passati, ci ricordava però l'episodio di cronaca che anche noi abbiamo raccontato settimana scorsa, non mi sembra che le cose siano migliorate molto. È cambiato qualcosa? Ecco, infatti questa è la domanda giusta. Allora, queste società sono come i funghi, muoiono e rinascono in una maniera incredibile, anche perché il concetto delle scatole cinesi è un concetto molto valido. Tenete presente che una grossa società che è stata trovata, è stata multata, è stata chiusa, nel corso degli anni ha mutato come se fosse una mutazione genetica, e ha cambiato costantemente pelle, perché è proprio un'idea imprenditoriale. Prendo, apro e vado, chiudo, prendo, apro e vado, chiudo, cambio sempre gli amministratori, metto delle teste di legno e vado avanti. È un sistema proprio truffaldino, e perciò oggi rispetto allora abbiamo sempre un numero elevato di queste società, però abbiamo una consapevolezza molto più alta. E grazie al lavoro che abbiamo fatto insieme alle organizzazioni sindacali, all'ispettorato del lavoro e alla regione, questa consapevolezza è sicuramente creata. Io voglio dire una cosa, ho parlato con un altro politico della nostra regione, quando abbiamo evidenziato questo problema, lui disse 4 anni fa non ci credo. A distanza di 4 anni, assolutamente. Questa ancora è una cosa, il politico? No, le chiedevo se nel frattempo politico era rimasto nel suo posto il politico, cioè non ho seguito le sue vicende. Fortunatamente la grande politica, il presidente Bonaccini e l'assessore alla legalità Messetti, allora oggi Manghi, sono sempre stati dalla nostra parte e ci hanno sempre supportato in questo. Direi che è fondamentale parlarne. Importante. Presidente, noi la ringraziamo perché è stata una conversazione molto utile, che immagino, visto che anche i nostri ascoltatori sul territorio, tanti hanno a che fare con il mondo del turismo. Grande attenzione, fatevi consigliare dalle persone giuste, perché comunque va tutelata la vostra impresa se siete imprenditori, va tutelato il vostro lavoro se siete lavoratori magari stagionali, e quindi insomma le possibilità per lavorare bene, visto che poi insomma si cerca sempre del personale formato, desideroso, credo ci siano. Presidente, grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi dell'opportunità, buona giornata. Buona giornata, è stato un piacere, grazie. E adesso passiamo velocemente a vedere la situazione Covid col bollettino diffuso nel pomeriggio di ieri dalla regione Emilia-Romagna. Poi ci saranno alcune giornate in cui il bollettino non arriverà perché sì, ci sono sul server, sul esatto, sistema di informatico, acquisizione dati. Sono 172 oggi i nuovi casi di coronavirus in provincia di Rimini, ieri 128, quasi compensati dalle guarigioni, 160. C'è purtroppo il decesso di un 91enne di Morciano. In Emilia-Romagna i nuovi casi sono 2027
ieri 1873, ma su più del doppio dei tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul totale dei test è del 10,2%, ieri era il 24,2. Più di un terzo dei contagi oggi arriva da Bologna, 722. In Romagna Rimini torna sopra Ravenna, che ne ha 148. Tornano a calare i ricoveri. Quelli nelle terapie intensive sono 31, due in meno rispetto a ieri, Rimini resta a 3. I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 1139, rispetto a ieri 46 in meno. I decessi in Emilia-Romagna sono 12, c'è anche un 48enne ferrarese. Le nuove guarigioni sono 3190 e continua la discesa dei casi attivi. A oggi sono 35.183, 1175 in meno di ieri. Il report settimanale della regione conferma il trend di lenta diminuzione dei casi in corso da metà aprile. Tra il 9 e il 13 maggio sono stati 15.246, 3.000 in meno di quelli dei 5 giorni precedenti. E questo è l'andamento Covid. Restiamo in tema sanitario. Ieri il nuovo appuntamento con Tutta Salute. La voce può ammalarsi, prendersene cura da bambini e da adulti. È stato questo il filo conduttore della puntata tema. Che ha visto insieme a Lucia Renati in studio Marco Trebbi, che è primario dell'unità operativa di otorinolaringoiatria del presidio ospedaliero di Rimini Sant'Arcangelo e Nova Feltre. Allora vi proponiamo come sempre uno stralcio per incuriosirvi un po' e per andare poi a ripescare la puntata in integrale sulla piattaforma Caro Play. Se ho un polipo, sì? Da che cosa lo posso vedere? Cioè da quali sono, diciamo, i segnali, sì? Che mi possono portare poi a venire a fare una visita? Certo, allora l'unico segnale che c'è non è dolore, non è fastidio, è semplicemente il fatto che periodicamente o in maniera più o meno persistente il paziente ha una voce alterata, che può essere molto spesso una voce rauca o in alcuni casi alternare dei, diciamo, momenti di benessere a momenti di afonia o disfonia. Sì. Si esplorano le corde vocali, la corda vocale di sinistra, vedete com'è bella bianca, liscia e rettilinea. Sì. Sulla destra invece vedete eccolo questo lì. Piccolo polipo angiomatoso al terzo anteriore. Questa era la causa di questa disfonia della paziente. Ecco, vedete che io con delle piccole forbicine, delle pinzette afferro la mia lesione e con delle piccole forbicine la sporto. È sempre molto importante fare dei movimenti piccoli, calibrati, cadenzati, in modo tale da non entrare nella corda vocale, perché quello che dobbiamo fare è restituire un profilo rettilineo alla corda vocale. Rettilineo liscio. Quindi questo è un intervento che ha anche un'affinità di tipo funzionale, cioè noi dobbiamo non solo asportare la lesione, ma garantire anche che quella corda vocale funzioni bene. Noi impariamo per emulazione, no? Ascoltiamo, sentiamo i nostri genitori e parliamo. E molto spesso il bambino urlatore ha dei genitori urlatori. Questo lo si è visto in diversi studi, c'è proprio questa volontà di emulare il tuo modello di riferimento che è il genitore, quindi la prima cosa da dire al bambino e ai genitori è di appunto evitare queste urla croniche. Non a caso chi è più frequentemente a questi nodulini delle corde vocali sono bambini, ragazzini maschi. Spesso giocano a calcio, urlano durante la partita e nelle norme proprio di igiene vocale una dei punti focali è non parlare mentre si fanno sforzi, perché questo ovviamente induce a parlare in una situazione in cui non si ha ossigeno e quindi per ottenere un risultato fonatorio buono si spinge molto sulle corde vocali, quindi si fa una ipercinetica della corda vocale che induce nel tempo ad un ispessimento proprio nel punto in cui le corde vocali sbattono di più, che la porzione anteriore, a fare il nodulo. Che bravo il dottor Trebbi, come l'ha spiegato bene. Mi stavo chiedendo, mentre lui parlava dei nodulini sui bimbi maschi che giocano a palloni, i nodulini che vengono alle mamme quando devono inseguire i bambini maschi che giocano a pallone. Non lo so, è una così, ognuno può avere le sue riflessioni. Molto molto bella questa puntata, andatela a recuperare su Icaro Play. Abbiamo un messaggio che ci arriva e quindi lo leggiamo subito. Mirella che dice: molto interessante l'argomento, tanti datori di lavoro hanno evaso i contributi dei propri dipendenti, negli anni 60 ci mettevano in regola una settimana. Forse Mirella anche dopo, negli anni 60, secondo me. Io ricordo alcune stagioni estive in cui magari la facevi lavoretti durante l'estate quando eri ancora al liceo e alla fine della stagione se eri stato in regola 2-3 settimane era insomma cosa degna, per cui forse non solo negli anni 60. Adesso immaginiamo
e speriamo che non sia più così, ma abbiamo sentito poi dal presidente dei consulenti del lavoro che ai noi ci sono altre pratiche ben più subdole anche per cercare di evitare di pagare tasse. Questa mattina sono partiti invece i lavori per la nuova rotatoria fra la statale 16 e via Montescudo, con un step in più. Viene riaperta la statale 16 in entrambi i sensi di marcia, ma c'è la chiusura al traffico per 6 settimane di via Flaminia Conca, un tratto di un centinaio di metri dall'intersezione con la via Santerno fino appunto all'Adriatica. In questa fase, come detto, sarà ripristinato il transito su entrambi i sensi sulla statale 16, che quindi però non sarà necessario per chi viene da nord più, sì, fare esatto. Tutto il giro nella zona, insomma, la prima parte, e questo servirà per posare insomma la rotatoria in sostanza. E c'è timore per un possibile impatto sul traffico. In realtà quanto accaduto nella prima fase di cantiere è tutto sommato andato abbastanza bene, non ci sono stati disagi particolari. Ci sarà come sempre dispiegamento di forze di polizia locale sul posto, anche per indicare la viabilità alternativa agli automobilisti che non si siano precedentemente premuniti di guardare i percorsi, però insomma, scusi, io se avete delle segnalazioni, se siete passati in quell'area e volete farci sapere che situazione avete trovato, ovviamente potete se farlo. Siete da quelle parti in questo momento, fateci sapere, magari mandateci una foto 337 511 336, chiaramente se siete fermi, al limite se state andando un audio o se siete fermi messaggio. A parlare con la polizia locale volendo, speriamo di no. E adesso invece ci spostiamo in mare, o meglio vicino al mare, dove si è svolta ieri la conferenza stampa organizzata per parlare del progetto Marless Italia Croazia, un progetto nato 2 anni fa per combattere il problema dei rifiuti marini e sensibilizzare cittadini e categorie sul tema, categorie e cittadini che sono proprio coinvolti in questa iniziativa che si sarebbe dovuta concludere tra poco, ma in realtà potrebbe essere prorogata fino al giugno dell'anno prossimo. Allora sentiamo quello che ci hanno detto chi ne sa sicuramente più di noi. L'obiettivo generale del progetto è ridurre l'impatto del marine litter, quindi dei rifiuti che finiscono in mare, e sensibilizzare allo stesso tempo la popolazione su quello che è il reale problema dei rifiuti in mare. Iniziate a vedere maggiore consapevolezza da parte delle persone? C'è un cambio in questi ultimi anni, tanto si sta facendo con le scuole, e dopo chi a scuola magari riesce a riportare anche questa cosa a casa dai propri genitori. Si sta lavorando tanto sia all'interno del progetto ma anche fuori con gli operatori delle spiagge che vedono i turisti tutti i giorni, perché tanto purtroppo viene anche abbandonato durante il turista, durante il giorno sulla spiaggia, ma quello che magari non tutti pensano è che anche l'azione fatta a casa ha una grossa importanza, perché semplicemente anche una cartina abbandonata per strada, magari col vento, può finire nel fiume che finisce al mare, dopo la si trova spiaggiata. E su Rimini lavoriamo in realtà su 2 fronti, il primo è quello della scuola e l'educazione ambientale, stiamo facendo delle lezioni sia teoriche che pratiche, teoriche per parliamo ovviamente del progetto e del problema della marine litter, mentre con diciamo la praticità andiamo proprio in spiaggia con i ragazzi a raccogliere i rifiuti e poi li cataloghiamo per far capire loro anche cosa si trova sulle nostre spiagge. Dall'altro lato invece facciamo delle attività di fishing for litter, cioè di raccolta di rifiuti con i pescatori, e sono coinvolte sia le marinerie di Rimini che di Cesenatico, e noi andiamo proprio a pesca di rifiuti durante delle giornate straordinarie al di fuori delle attività ordinarie di pesca. Noi abbiamo iniziato nel 2016 con il progetto Clean Sea Life, e dopo che ci siamo accorti della necessità di parlare di questo problema e soprattutto dei pescatori a strascico che quando tornavano in porto raccoglievano quintali di rifiuti che però non potevano portare in porto poiché la legge non glielo impediva, dovevano pagare una tassa per riportare questi rifiuti a terra. E questa è l'iniziativa di cui siamo tornati a parlare, l'avevamo fatto anche quando è partita. Fondazione Cetacea ne è una dei partner e degli sponsor per quanto riguarda le iniziative portate avanti a livello locale. Adesso andiamo in consorzio invece, Consorzio Sociale Romagnolo, che ha tirato le fila del bilancio, un bilancio che supera per la prima volta i 30 milioni supera il bilancio. Lei fa il bilancio in anni. No, perché se lo fai una volta ogni 30 anni il bilancio è insomma. Sentiamo. Il Consorzio Sociale Romagnolo, che opera da general contractor e da ufficio gare per 40 cooperative del territorio dell'area vasta, ha superato per la prima volta dalla sua fondazione i 30 milioni di fatturato, un importante segno di tenuta in un momento ancora difficile.
Anche in questi anni di difficoltà il consorzio cresce e quando cresce il consorzio crescono le cooperative che fanno i servizi e quindi cresce l'occupazione. È chiaro che gli anni che abbiamo di fronte sono anni di incertezza, lo vediamo tutti i giorni, prima la pandemia, oggi purtroppo la guerra in Europa, che ci coinvolge tutti. È chiaro che le cooperative hanno una forza che è quella di conoscere i territori, di fare inserimenti lavorativi, di conoscere la società e di non abbandonare i territori. Abbiamo incominciato e abbiamo aperto un dibattito tra il nostro interno, tra le cooperative, per dire che tipo di visione loro hanno per il futuro e noi li rappresenteremo rispetto alla visione che loro hanno. Nel 2021 il consorzio ha preso in analisi 85 gare, di cui 34 nel territorio riminese, scegliendo di partecipare a 51 e vincendone 43. Confermati i servizi più importanti legati alla gestione dei rifiuti, ai trasporti, alla cura del verde. L'assemblea è stata anche l'occasione per lanciare la nuova collaborazione con la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna. È un progetto che diciamo sviluppato su 3 anni di analisi dell'impatto sociale della cooperazione sociale nel nostro territorio. Noi, come sapete, ci occupiamo di inserimento lavorativo, di persone svantaggiate, disabili. Questo qui ha comunque un impatto anche economico sul territorio, ma soprattutto sociale, e vogliamo valutare, cioè capire a quanto ammonta, proprio per cercare di intavolare poi con gli enti pubblici dei discorsi sul valore aggiunto del nostro operato. Questo è il bilancio del consorzio, insomma un bilancio di tutto importante, rispetto. Importante, sì. In anni. In milioni e tanti, bravi, ottimo lavoro. E allora io vorrei andare un attimo, sì, prima di chiamare Roberto Bonfantini, sì, alla Piazza sull'Acqua, zona Ponte di Tiberio, sì. Perché sta partendo la pulizia di una delle pareti dell'ex invaso, che appunto oggi ha questa anche qualità di bellezza che è stata data a quella zona. Comunque sta di fatto che su questa parete, che ormai è completamente lasciato lì perché il tempo lo ha rovinato, c'è un murale di Eron che rappresentava un ponte di Tiberio a metà sommerso, con anche una Italia rappresentata con delle macchie di muffa. Praticamente non si vede quasi più, è molto molto scolorito, ma si sa, d'altra parte sono opere d'arte, street art, e quindi anche il meteo non aiuta. Sta di fatto che appunto in questa pulizia il comune ha provato a chiedere ad Eron se era intenzionato a ripristinare, cioè quindi una volta ripulita a rifare la stessa opera. E lui cosa ha detto? Eron ha detto no, ma perché quell'opera lì l'ho fatta nel 2012, magari è cambiato qualcosa anche lui, ma era legato proprio a quel luogo quando era ancora un invaso, ancora un Quindi po' degradato. Sì, no? Faccio un'altra cosa. Ah. Sì, okay. Ha detto ci non penso. È che ha detto ci avevo Giudo, non posso. No, 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 assolutamente. Lui adesso è impegnato a Parigi per l'Urban Art Fair e quindi qua è fair. Perché devi fare? Perché? Lo faccio perché apposta. Ogni volta che c'è. Perché lo faccio? Perché tu mi possa dire queste cose. Urban Art Fair, che insomma, quando rientrerà Eron ci comincerà a pensare anche ad una nuova opera che potrebbe abbellire la piazza sull'acqua al ponte di Tiberio. Bravo, adesso andiamo Eron. Da un'opera che sta abbellendo Sant'Arcangelo, Roberto dinamica. Bonfantini. È un'opera d'arte, esatto. Dinamica. Buongiorno Roberto. Cosa sta succedendo? Buona giornata. Con chi stai parlando? Ma noi siamo qui allo stand, siamo operativi. Ma ti stanno fermando, alle 8:30. Ma ti stanno fermando i passanti? Ma allora c'era una signora molto molto gentile, molto carina, che ti ha portato il caffè. Segue tutti i giorni. Ti ha portato segue il caffè. Tutti i giorni il TG, quindi siamo bene. Molto contenti. Ho dovuto mangiarla con una penna, con Bravo. I nostri gadget, con la nostra cartolina esclusiva. Ma quindi fai anche l'hostess, al gazebo, allo steward. Ma certo, certo, siamo quindi, qui ad aspettare tutti i nostri telespettatori, esatto. E radioascoltatori, siamo qui io, Mary Molattani, Ilaria Giorgi, che sono le mie due compagne anche di calcio.basket, certo. E siamo qui ad aspettarvi, soprattutto loro, per distribuire gadget, per insomma presentarvi l'offerta di Icaro TV, del gruppo Icaro in generale, di Radio Icaro, di News Rimini, tutto quanto. Devo che dire bel gruppo, bravi, è bellissimo, bravi. È bellissimo, c'è tantissima gente che si è fermata, allora, che ovviamente ci riconosce, che qualcuno ha voluto fare qualche selfie. Chi è che non quindi... ti conosce? Ma bello, chi è che bello. Non ti conosce? Ascolta Roberto, Sant'Arcangelo è tutta vestita di rosa, tu come sei vestito questa mattina?
Che la gente si chiede questo. Io sono un po' più tradizionale perché sono con una maglia blu scuro, quasi nero e jeans, quindi non lo so se vai bene. Non allora... sono Vabbè, votato alla rosa. Tra un po' sarà torso nudo a mostrare l'addominale. Certo, sicuramente. Allora, facciamoci seri, abbiamo 5 minuti, utilizziamoli al meglio. Allora faccio parlare voi. Allora, Roberto, allora, a parte una faccio un po' anche da cronista di quello che vedi attorno a te, perché effettivamente Sant'Arcangelo, così come tutte le altre città che nel passato, negli anni precedenti, hanno accolto una tappa del giro sulla nostra riviera, si è preparata alla grande. È vero, c'è tantissimo movimento. Io vedo delle donne, sono già 3-4 donne vestite di rosa, ma con vestiti di una raffinatezza davvero fuori dal comune, cioè tipo come andare a teatro, però girano vestite di rosa così, ed è magnifico. Bello. Tantissimi ciclisti, tantissime persone, tantissimi bambini, insomma è una giornata di festa. Ricordiamo tra l'altro oggi diverse scuole di Sant'Arcangelo sono chiuse proprio per il passaggio del giro, quindi c'è tanta gioventù anche in giro. Poi noi in questo momento siamo nel nostro stand, poi c'è la zona invece che è il cuore della manifestazione, dove c'è anche il palco. Noi vi parliamo di qua, altrimenti si sentirebbe poco, ma poi ci sposteremo per la diretta in quella zona, perché lì poi avviene la presentazione delle squadre, e lì poi alle 12:20 ci sarà la partenza del giro dall'arco Ganganelli. Poi dopo ricordiamo tutto il percorso che noi abbiamo ben illustrato anche con il nostro speciale, e quindi insomma tanto ciclismo e tanto sport. Ecco, tra l'altro dicevo prima di donne vestite rosa, adesso c'è, in questo momento proprio mentre vi sto parlando, c'è una signora vestita di rosa, come dicevo, tutte, che sta facendo un selfie con le nostre Mary e Ilaria. Fantastico. È bellissimo. Ma mandaci una foto anche tu. Splendide. Mandaci una foto anche tu, che poi la facciamo vedere. Roberto, allora noi saremo in diretta a partire dalle 11, qui in studio ti faranno compagnia Maurizio Ceccarini, Max Alberici, Matteo Monareto, tu sarai lì sul posto per documentare tutto il pre, perché poi la tappa che ora parte precisamente? 12:20 partenza dall'arco Ganganelli, e noi chiaramente dalle 11 invece accompagneremo tutto quello che c'è prima, e poi accompagneremo diciamo la carovana rosa verso la partenza, e poi chiuderemo attorno alle 12:45 dopo la partenza avvenuta. Una tappa per velocisti, giusto? Quella che parte, sì, da una tappa per velocisti, una tappa interamente pianeggiante, non ci sono gran premi della montagna, la tappa più lunga del giro, 203 km da Sant'Arcangelo di Romagna a Reggio Emilia. È una tappa considerata anche dopo le fatiche di ieri e in previsione anche delle prossime tappe, a iniziare proprio da quella anche prossima, insomma quella che seguirà l'undicesima, quindi dalla dodicesima, insomma è considerata una tappa un pochettino diciamo di di riposo, perché è tutto pianeggiante solo per quello, perché poi sono 203 chilometri parte lì. Infatti Roberto, tra l'altro, visto che ci vedono e ci ascoltano in tutta la regione grazie a Dicaro TV, possiamo dire agli amici che magari sono in questo momento in altre città della nostra bella regione, che se si affacciano sulla via Emilia, perché tanto immagino passerà tutta da lì la carovana rosa, o fanno delle deviazioni, no, per cui se si affacciano possono vedere. C'è, è pubblicata una notizia dove ci sono tutti gli orari di passaggio, perché più o meno, insomma, chiaramente viene fatto un calcolo in prospettiva, certo, in base alle velocità, alla velocità che viene tenuta solitamente dai corridori del Giro d'Italia, e quindi sicuramente è possibile lì verificare anche l'orario e quindi affacciarsi all'orario giusto. Quindi su News Rimini c'è questa notizia dove ci sono tutte le info. Io consiglio di andarci in orario, perché per proprio parere personale, visto che è capitato a me, che io sono arrivata per vedere il giro in quella occasione a Rimini, e praticamente mi sono passati tutti in una volta, ma sono già passati tutti, cioè erano talmente veloci che non me ne sono neanche accorta. Quanta ne sei e quindi qualcuno dalla redazione, che guardava in quel momento la Rai, che chiaramente insomma segue il Giro d'Italia da sempre, mi ha detto: guarda che sono già passati tutti. Ah, io ne aspettavo degli altri. Quindi, per dire, affacciatevi all'ora giusta. Ha fatto bene a dire tutto ciò Roberto, che cosa prevedi per la diretta? Che cosa farai questa mattina in queste due orette in cui staremo insieme? Ah beh, sicuramente noi vorremmo sentire
tante voci, ma soprattutto le voci della gente. E io cercherò soprattutto di sentire i tifosi, la grande passione per il ciclismo che cova in Romagna, e quindi quelli che praticamente hanno deciso di passare una mattinata qui a Sant'Arcangelo aspettando la partenza del Giro. Quindi soprattutto voci di gente che ama il ciclismo, che ama lo sport, che ama Sant'Arcangelo, che ama la Romagna. Questo, sarà il mio obiettivo. Un amico ci scrive anche Savignano in attesa, ma non essendoci Bonfantini, niente parti. Niente parti. Sei tu che porti la festa. Davi, puoi spostarti a Savignano comunque anche dopo Sant'Arcangelo, oppure puoi seguire direttamente i ciclisti, mettiti anche tu in coda a loro e magari prendi, sai che qua ci si mette dietro, si riesce con ad andare scooter, veloci però mi posso mettere eventualmente, non reggo io la loro velocità, no, ne dubito infatti. Allora Roberto, noi ti ritroviamo a partire dalle 11, quindi questa mattinata bellissima. Voi sapete che una delle nostre cose le cose che apprezziamo di più sono le dirette, quando riusciamo a seguire gli eventi. Ne stiamo facendo tanti anche in questa primavera, ennesima riprova che vogliamo essere proprio sul territorio, e quindi dalle 11 Icaro si veste di rosa e segue la tappa del Giro che parte proprio da Sant'Arcangelo. Ti aspettiamo, anzi adesso fai così, vai dalla signora vestita di rosa, fai una foto con lei e poi ce la mandi 337 511 336. Ma lo sai il nostro numero, Perfetto, cioè, allora vi aspettiamo con Mary Laria in via Don Giovanni Minzoni. Siamo qui con il nostro stand, lo vedete, Icaro, quindi vi aspettiamo, venite tutti perché siamo smaniosi di darvi c'è i nostri gadget e anche magari fare un selfie con voi. Esatto, e domani invitiamo tutti a mandare a questo numero appena detto la vostra foto con Roberto Bonfantini, noi le faremo vedere con Ilaria tutti. E Mary, ma comunque anzi forse 337 511 336. Dopo la foto con l'alpino c'è la esatto, c'è la foto con Bonfantino, che però non è uguale. Va bene Roberto, grazie, buon lavoro, ci ritroviamo tra una quarantina di minuti in diretta. Grazie a voi, buona giornata, ciao. E buon giro a tutti. Saluta Mary, saluta le ragazze e insomma che sia una bellissima giornata anche per loro. Bene. Basta, cioè devi sempre aggiungere. Salutavo, non salutavo. Quante volte Roberto, parlando al telefono ti sei accorta che dall'altra parte avevano già chiuso? Mai. Perché tu continui a parlare, poi alla fine smetti e ti accorgi che dall'altra parte ormai la linea se n'è andata. Va bene, 10, salutiamo adesso. Di già? Ma cosa vuoi dire? C'è il Giro d'Italia. E vabbè, ancora non è iniziato il Giro d'Italia. C'è il nostro Roberto che sta facendo foto con tutti. Magari ci mandava la foto adesso. No, allora, eh, parla di qualcosa. Ma no, no, non saprei. Sei tu che sottomani il sito. Non io posso copiare tutto dai giornali. Io dai giornali. Tutto. Ma dai, su, una notiziola. Non hai nulla? Io niente. No, io ho chiuso tutto. Ho deciso che era ora di finire. Allora questa mattina ti seguo. Chiudiamo. Brava. Chiudiamo in anticipo. Sappiate che Andrea Polazzi sarà pagato per 7 minuti in meno questa mattina. Vabbè, perché 10.000 non arriva. Euro, 10.000 esatto. Euro meno spicciolo 100, più uguale, spicciolo meno. Cosa vuoi che sia? Il mio contratto prevede questo, come certo. 8 allora, milioni noi... più 2 di bonus in base ai dati Auditel. Esatto, e sono 2 milioni per abbatterti per la questura. Sì. Ci vuole molto meno. Oh, beh, perdonateci. Questa è veramente della cattiveria gratuita nei miei confronti. No, io, perché... Quindi io saluto anche un po' stizzito. Sì, come e sempre. Non credo di tornare ma domani. Vabbè, ma sei sempre stizzito. Perché? Anzi, io credo adesso vado, faccio armi, bagagli, vado via con lo scatolone e non torno. Ma c'hai quasi poche cose, non ti serve lo scatolone. Devo prendere la televisione che mi hanno montato di là. Ma non è la tua. È uguale, è nel mio ufficio. La guardo io e mia per usucapione. Bene. C'è anche Lucia Renati nel tuo ufficio, vuoi portarmi anche lei con te? No, non c'è in questo momento. Allora niente, un Andrea stizzito, ma tanto è uguale, cioè tutti tanto come è uguale, tutti i giorni. Vedi, no, nel senso è come tutti i giorni. Certo. Non cambia nulla, perché quando parla del suo stipendio un po' si irretisce perché vorrebbe prendere di più dei 10.000 euro mensili che si porta a casa. Io il mio bene. Procuratore Matteo Munaretto. Sì, il mio procuratore, come i calciatori, sì. Bene, allora noi ci ritroviamo con Tempo Reale domani mattina a partire dalle 9, invece rimanete con noi perché adesso arrivano di filata i nostri amici di Faccio Cose Vedo Gente. No, andate direttamente alle 11, no? O partite prima? Vabbè, insomma, voi state con noi. Comunque sia, venite, state in un posto bello. No? Sui carotti. Ci troviamo noi domani, ma restate qui. Esatto, buona giornata a tutti. Tempo Reale, l'informazione in diretta della provincia di Rimini.